Presidente Prandini, quali sono le sfide che deve affrontare prossimamente l'agricoltura lombarda? Ma sicuramente il principio della distintività e della storia, la tradizione dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze agroalimentari è un qualcosa che non possiamo perdere. Purtroppo alcuni meccanismi di discussione come il CETA cercano di annullare proprio la nostra storia, la nostra tradizione e soprattutto quella che è la certezza della provenienza della materia prima. Come abbiamo fatto nella manifestazione di oggi, con tutte le forze che avremo ci metteremo in contrapposizione a tutti coloro che semplicemente cercheranno invece di portare avanti un principio che porta a identificare il luogo di trasformazione ma non quella che è la provenienza della materia prima. Il ministro Martina ha detto che sono stati raggiunti dei risultati sul fronte della tracciabilità e dell'etichettatura, cosa che bisogna ancora fare? Beh, sicuramente qualcosa è stato fatto di significativo, c'è ancora molto da dover fare, quindi noi ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso. Venendo a questioni lombarde, la Coldiretti ha messo, anche la Lombarda ha messo in guardia molto dell'uso del glifosato, questa è sostanza che danno può avere per l'agricoltura. Ma guardi, è paradossale che l'Europa utilizzi lo studio presentato dalla Monsanto, che è la multinazionale che realizza il glifosato, per giustificare l'utilizzo del glifosato stesso. Un ente istituzionale, politico e pubblico dovrebbe avere suoi enti di ricerca che fanno valutazioni sul territorio rispetto a quelli che sono gli aspetti positivi o negativi, ma sicuramente non sta né in cielo né in terra che uno prenda il dato della multinazionale che lo produce, fa il copia e incolla e diventa l'atto ufficiale della Comunità Economica Europea.